Le condizioni di vita dei migranti ospitati nel centro d'accoglienza richiedente asilo di Mineo nel Catanese, raccontate in un film documentario, è stato presentato oggi a Roma alla Camera dei Deputati. Sentiamo allora Francesca Cosentino. Non c'è la disperazione, la rabbia, la violenza o l'incuria e il disagio come siamo abituati a vedere. Ci sono centri di accoglienza per i rifugiati dove si vive dignitosamente, si raggiunge un'integrazione tra le varie etnie, i giovani studiano, i grandi imparano un mestiere. Questo avviene nel centro di Mineo, in provincia di Catania, il centro di accoglienza più grande d'Europa, con oltre 4.000 ospiti. La storia quotidiana di Mineo è raccontata in un docufilm, Io sono io e tu sei tu, presentato alla Camera dei Deputati da produttore, gli attori, la regia. Le istituzioni locali, Salvo Calì, il presidente della Fondazione Integra, che ha sostenuto finanziariamente il progetto. L'organizzazione dei servizi che ruota attorno a questo è un'organizzazione che potremmo definire ottima sotto il profilo dell'accoglienza, chiaramente con tutte le problematiche e le criticità che possono scaturire dalla presenza e dalla convivenza di etnie e popolazioni che provengono da posti diversi, da lingue diverse, da culture diverse. Ad assistere alla proiezione è anche una selezione della squadra di calcio del centro formata dagli stessi migranti che disputerà una partita con la nazionale dei cantanti il 12 aprile allo stadio di Catania. Il film sarà poi proiettato in numerose scuole siciliane con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'immigrazione e dell'accoglienza, come ci spiega la regista Tiziana Bosco. Le persone arrivate lì, gli immigrati, ritrovano la cosa più importante, a mio avviso, che è la dignità. Il progetto ha anche l'obiettivo di realizzare un centro di prima accoglienza per minori a Lampedusa e una comunità alloggio per minori a Catania, con le stesse condizioni di benessere in cui si vive a Mineo, come testimonia il direttore del centro, Salvatore Macarrone. I nostri ospiti all'interno del CARA hanno una tipologia di assistenza, insomma, capillare, sia sull'aspetto logistico che sull'aspetto personale, quindi anche sull'aspetto psicofisico, dalle donne, ai bambini, ai vulnerabili.